Sono arrivata in Israele nel 68, ma in realtà di Israele sapevo già tutto perché, essendo un'ebrea italiana, figlia di sionisti italiani, avevano vissuto il periodo della guerra già essendo sionisti. Le leggi razziali e il risultato di quello che successe dopo, cioè quello che successe in Italia e in Germania, fecero sì che in fondo il sogno di mio padre, ma anche di mia madre, era che ce ne andassimo dall'Italia. Avevano ricordi un po' troppo duri su quello che era successo e si fidavano un po' meno. Naturalmente ogni persona ha la sua coscienza e con la sua coscienza deve vivere. C'è un fatto che racconto nel mio libro, un campo di concentramento vicino a Padova. In tutte le scuole dicono i campi di sterminio tedeschi, i campi di concentramento tedeschi. Ma nessuno parla dei campi di concentramento italiani e ce n'erano 40. Uno di questi campi era a Vovecchio, vicino a Padova. È stato scoperto negli anni 80 da una scolaresca ed è venuto fuori un diario scritto dal prete che aveva lì. E c'è una storia terribile che succede a Vo. Una famiglia con una bambina piccola, a un certo punto arrivano delle corriere, degli autobus per portarli via, per portarli in Polonia, portarli ad Auschwitz. I genitori della bambina, che erano di origine polacca, fra l'altro, e sapevano cosa li aspettava, hanno preso la bambina e l'hanno nascosta. Una delle suore la trova, prende e la riporta indietro e la mette nell'autobus. Partono e durante il viaggio la mamma scrive un biglietto: se trovate questa bambina, portatela a, e la butta giù dall'autobus. La bambina viene ritrovata, viene portata alla persona che lei aveva richiesto, arriva la polizia e se la porta via e lei gliela lascia. Allora, è una donna malvagia? Non ne ho la minima idea. Non aveva capito cosa stava succedendo. Ho i miei sani dubbi, ma può essere. E questi sono i dubbi che ogni essere umano deve avere quando si trova in una situazione difficile. Nelle situazioni facili siamo tutti buoni, nelle situazioni difficili cominciamo a capire chi siamo. Tutto quello che un essere umano prova fa parte dell'essere umano. Certo, quello che è successo invece in Germania è al di là, secondo me, di ogni comprensione umana che io abbia, perché lì non era solo uccidere. Era anche fare soffrire prima di uccidere e sfruttare prima di uccidere. Neanche nei confronti degli animali nessuno mai si è comportato così. Ci sono state stragi spaventose, ce ne sono ancora in circolazione, anche di quelle ci dobbiamo occupare. Ma quella tedesca ha qualcosa di più. Quando la PM, la Mondadori, mi ha proposto di scrivere questo libro, mi ha anche proposto una copertina. Nella copertina c'era una bella ragazza con gli occhi un po' lucidi e l'aria tristissima. Dice: questa sarà la copertina. E gli ho detto: no, non se ne parla neanche, non mi piace. Ma questa ce l'abbiamo gratis. Va benissimo, questa qui è una delle migliori che abbiamo, ce l'abbiamo. No, no. Ve ne do io gratis, gli ho mandato una quantità di foto di famiglia perché la famiglia della mia mamma, quella di Ancona, era una famiglia ricca. Stiamo parlando del Novecento, di metà Novecento. Non c'era tantissima gente che si fotografava, invece loro si fotografavano in continuazione. Quindi ho una quantità di foto e gliele ho mandate alla PM. Da queste pacco di foto, ne hanno scelta una di quattro bambini in spiaggia. Una delle bambine era mia zia, è una foto colorata in cui c'è uno dei bambini che invece è in bianco e nero. Ho fatto un colpo quando ho scoperto che il bambino in bianco e nero è l'unico cugino della mia mamma che è stato deportato. Questo alla PM non lo sapevano, non lo sapevo neanche io, me l'ha detto mia zia che era ancora viva. E lui non è mai tornato, è stato deportato col padre, non è mai tornato. Questa generazione qui, di questi ragazzi qui, hanno un bel lavoro da fare per lavorare bene con se stessi e con chi cercherà di tarpargli le ali. Per cui bisogna trovare dentro se stessi i principi che uno desidera e lavorare e soffrire per attuarli, per farli diventare realtà. Cioè, se sei giovani, cosa fate?
cercate di creare una tecnologia sempre migliore, i paesi che si salveranno saranno i paesi di alta tecnologia. Quando non ci sarà abbastanza acqua per tutti o abbastanza cibo per tutti, allora se tu hai la tecnologia riesci a dissalinare l'acqua del mare, riesci a creare del cibo forse meno piacevole di quello che mangiamo oggi, però riesci ad averlo e a non morire di fame. Quando non c'è l'acqua non c'è vita. Credo che l'essere donna qui o in Israele non sia una grande differenza. Io per esempio non ho fatto il militare perché mi sono sposata troppo giovane, così come fa per i ragazzi fa anche per le donne. Ti senti più adulta dopo, devi superare dei problemi lungo la strada, insomma alla fine non c'è una grande differenza fra Italia e Israele, dipende da come fai partire la tua vita in realtà. E soprattutto bisogna capire sia qui che lì che abbiamo una grande forza che la dobbiamo usare. La società civile israeliana e palestinese è composta anche di gente che non vuole altro che vivere una vita normale. Il progetto di cui io mi occupo è un progetto di sanità per bambini palestinesi. Se credo in qualcosa, provo a riottenerla. Non ci riesco sempre. Se non smetti di cercare di arrivare a quello che vuoi, allora non ha più senso. Non mi diverto più, non mi sembra giusto. E questo è quello che faccio, ma sono veramente una donna qualunque.